E sarà un anno difficile soprattutto per 300 studenti di Aulla nella Lunigiana che per il quarto anno consecutivo studieranno nei container. Il nostro obiettivo è che l'anno prossimo i moduli siano tolti e ci siano le scuole nuove. Quando vennero inaugurate per l'anno scolastico 2012-2013 le aule container del comune di Aulla, in Lunigiana, si sperava potessero essere presto pensionate, al massimo nel giro di un anno, si sperava. E invece in questa zona alluvionata dall'autunno 2011 ha preso il via il quarto anno consecutivo nei prefabbricati. 300 alunni tra elementari e medie dovranno dunque accontentarsi ancora una volta di una sistemazione di fortuna. Non è un caso che l'assessore regionale all'istruzione, Cristina Greco, nel suo tour istituzionale del primo giorno di scuola, abbia scelto proprio il comune della provincia Poana per concludere la mattinata. Chiaramente noi a Aulla abbiamo una situazione di criticità e quindi vogliamo testimoniare l'attenzione della regione, l'attenzione mia, l'attenzione del presidente a questa situazione, che è una situazione spinosa. La regione quindi preme sull'acceleratore, ma serve uno sforzo anche da parte dello Stato per mettere la parola fine sulle aule container.